ritrovate a una nuova puntata di Orobia Extra. Siamo al mese di marzo e il, la nostra rivista si presenta con una copertina colorata e fiorita. Ritroviamo il direttore Paolo Confalonieri. Rieccoci qui, Cristina, insieme per presentare questo numero di marzo esatto, il biglietto da visita è veramente molto bella. Salutiamo la primavera con una fioritura di crochi eh, in Valtellina e ci siamo affidati a un'immagine molto bella eh, di, eh, di, eh, di un nostro collaboratore Roberto Ganassa che ci ha fornito questi bellissimi scatti eh, che fanno parte poi di un servizio che noi abbiamo titolato Di Croco in Croco e che ci portano proprio alla scoperta dei luoghi che possono essere fotografati visitati innanzitutto per godere eh, lo spettacolo della fioritura dei crochi, questi fiori che annunciano proprio la nuova stagione e che abbiamo preso anche un po' a simbolo della tenacia, eh, di rompere un po' la coltre del ghiaccio, del freddo eh, che ricorpe le montagne, i pascoli in quota e che questo piccolo fiore delicato riesce a cercare eh, con tenacia il calore della primavera, il sole, quindi è tra i primi fiori che eh, ci danno proprio il segnale della nuova stagione, l'arrivo della primavera e quindi in Valtellina eh, Roberto Ganassa ci accompagna con dei consigli su come fotografare questi luoghi e anche con... Ehm delle indicazioni su quelli che secondo lui sono i luoghi particolarmente adatti per vedere le fioriture e un consiglio che dà innanzitutto è quello di guardare il meteo perché eh, ci sono dei segnali di preallerta che devono mettere appunto in massima attenzione gli appassionati di questo genere di fotografia oltre a chi eh, vuole eh, vedere queste fioriture per andare poi a eh, immortalare oppure gustarsi le fioriture dei crochi. Esatto, le condizioni caldi Cambiano anche di giorno in giorno per realizzare questo tipo di fotografie e soprattutto eh, va di anno in anno. Speriamo questo. che quest'anno sia un'annata e una stagione veramente buona per fotografare. La neve è stata abbondante e quindi l'inverno ha mantenuto le promesse, anzi è stato più ricco delle passate edizioni. Stiamo a vedere se anche la primavera ci regala le meraviglie delle fioriture, non solo di crochi, eh, che ehm, sono proprio di stagione. E noi ci siamo affidati proprio a Roberto Ganassa che ci ha portato in particolare a Corte Grande, in Valle del Bito di Albareto, dove i e prati diventano dei tappeti fioriti dove davvero l'occhio si perde tra queste specie, perché poi noi vi presentiamo anche una scheda botanica grazie alla collaborazione dei nostri eh, amici eh, botanici della rivista, in particolare a Simone Ciocca che ci presenta una scheda molto bella con tutte le particolarità di questa eh, specie. Noi l'abbiamo chiamato lo zafferano alpino e distinguendolo poi da quello eh, selvatico, quindi vi diamo anche qualche consiglio su come riconoscere poi queste fioriture, le particolarità, i colori che cambiano e, e via dicendo. Eh, abbiamo parlato della copertina e del servizio da cui l'abbiamo estratta, ma c'è sempre anche l'altra copertina sulla nostra rivista, e anche in questo caso. Questi scatti sono molto significativi, oltre che molto belli. Sono degli scatti, tre scatti che abbiamo selezionato tra quelli che ci ha inviato Giacomo Meneghello, si riferiscono sempre a bellissimi paesaggi alpini. Ma anche qui abbiamo voluto salutare l'arrivo eh, della primavera con eh, questo servizio che abbiamo titolato La Luce Trionfa. Perché eh, vediamo questi scorci che vanno dall'imbrunire con eh, una chiesetta alpina, con una piccola luce che dà. Il punto di riferimento anche agli escursionisti, ma soprattutto poi il chiarore della luna che consente di vedere, nonostante l'ora tarda, nonostante la notte, consente di vedere il paesaggio che circonda questi bellissimi posti. Poi abbiamo un'immagine invece notturna di Tirano, anche qui con delle illuminazioni del borgo, della, del centro abitato e quindi della parte centrale con il santuario e un altro a scala appunto di Giacomo Meneghello e poi ci accompagniamo con questa invece, esplosione di luce in mezzo ancora alla neve perché la primavera è questo insomma il, la nuova stagione che avanza ma che attorno deve farsi strada tra eh, la neve che è caduta abbondante in questo inverno. E speriamo che oltre che nuova stagione sia una stagione nuova nel senso di finalmente un pochino più facile. Nell'editoriale noi abbiamo sottolineato questo aspetto, cioè che prendiamo i crochi come una metafora della rinascita, della ripartenza, del superare a tutti i costi il gelo che in questi lunghi mesi eh, che ci lasciamo alle spalle ci hanno accompagnato e che purtroppo hanno eh, poi dei ritorni, delle fiammate eh, che eh, non vorremmo più rivivere come. Abbiamo vissuto proprio un anno fa, eh, non soltanto nella Bergamasca, ma in tutta la Lombardia, e poi abbiamo visto le dimensioni che ha assunto la pandemia, appunto, non soltanto in Italia. Il nostro obiettivo però ovviamente è anche di fornire nuove mete, di fornire strumenti per vivere al meglio e anche di accompagnare anche in questi momenti difficili con un po' di serenità. E se c'è eh, nella nostra rivista, da un lato, la fioritura e la luce che arriva, c'è però ancora... Anche la neve, neve da vivere in sicurezza, e anche in questo caso, anche quest'anno. È un concetto da ribadire assolutamente, visto i tanti incidenti che si sono verificati. Sì, abbiamo visto la chiusura delle piste da de sci, degli impianti di risalita e abbiamo visto un'esplosione del vivere la neve l'outdoor all'aria aperta eh, con le ciaspole, con gli sci d'alpinismo, con le varie discipline che consentono di andare appunto alla scoperta del territorio e di stare all'aria aperta dopo le settimane, i giorni del lockdown. E noi siamo a Livigno con questo servizio che ha curato per noi Cesare Pisoni il direttore tecnico della nazionale italiana di snowboard con le immagini di Giacomo Meneghello in un'uscita molto particolare neve e sport in sicurezza a Livigno perché abbiamo niente proprio di meno che la campionessa olimpica nonché medaglia d'argento proprio agli ultimi mondiali in Svezia Michela Moioli che insieme all'uomo che parla alla neve di Livigno a Fabiano Monti lui è un grande esperto per quanto riguarda la sicurezza sulla neve e eh, si preoccupa della predisposizione dei bollettini nivometeorologici, in particolare per quanto riguarda le valanghe, il rischio valanghe a Livigno, ecco ci hanno accompagnato in questa uscita eh, di scialpinismo e di snowboard. Mh, per conciliare questi due aspetti, l'andare eh, sui sentieri, l'andare lungo le nostre montagne nella stagione invernale o comunque nella tarda, mh, nella tarda stagione invernale, l'inizio della primavera, con tutte le condizioni eh, di sicurezza da rispettare. Anche qui Michela Moioli, atleta eh, di eh, Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, anche lei è diventata simbolo eh, del, di quanto è successo ad Alzano Lombardo in quei giorni terribili della Pandemia che aveva colpito questa zona della Valle Seriana, Michela Moioli aveva portato la sua testimonianza, aveva incitato anche i suoi eh, concittadini a resistere e eh, a ricordarsi che dietro a ogni numero di questa terribile pandemia eh, ci sono persone che soffrono, famiglie eh, coinvolte. E Michela Moioli, peraltro, aveva, ha poi dedicato eh, questi suoi ultimi successi, oltre che ai mondiali in Svezia, poi anche la sua eh, davvero grande performance in Coppa del Mondo ehm, dedicata a una grande amica a Sof alla, alla Sofia Goggia, eh, sua eh, grande amica oltre che compagna di avventure eh, sulle nevi e quindi è un bell'esempio che ci piace eh, portare sulla nostra rivista. Michela Moglioli spesso eh, compare sulla nostra rivista anche grazie al legame che noi abbiamo con Cesare Pisoni e ogni volta dobbiamo dire che eh, questo porta bene. Perché abbiamo visto anche alle Olimpiadi Invernali il successo che ha conseguito, quindi ci fa piacere poter dire che portiamo bene anche agli <ride> atleti che eh, compaiono sulle nostre pagine. A Livigno, sempre a proposito di sicurezza, sono stati creati anche dei percorsi appositi eh, per lo sci alpinismo, per le ciaspole, questo sta avvenendo in diverse località, anche nella Bergamasca esistono dei tracciati. Eh, specifici ed è questa una strada che va sottolineata e anche premiata forse? Sì, sì, eh, in particolare Livigno mette a disposizione davvero una serie di servizi rivolti a chi pratica eh, le attività libere sul suo territorio quindi non soltanto questi itinerari ma anche la possibilità per esempio di consultare come dicevamo il bollettino a nivo meteorologico e il rischio in particolare delle valanghe e poi ci sono all'inizio degli itinerari delle possibilità per fare il check della, della propria strumentazione, quindi l'apparecchio ARTVAL, quello che consente la ricerca delle persone travolte da valanga, prima di partire c'è la possibilità di testare questo strumento, questa strumentazione, quindi mh, si parte con qualche eh, indicazione in più dal punto di vista della sicurezza. Quindi servizi che rendono ehm, la località di Livigno particolarmente attenta non soltanto a chi vuole vivere il proprio territorio, di questa località della Valtellina in maniera libera, ma anche con un'attenzione particolare alla sicurezza e a tutto quello che serve per muoversi con grande disinvoltura nel territorio e viverlo in piena libertà. Torniamo alle fioriture dei crochi, perché legato a questo servizio c'è cioè un voice over. Un'iniziativa piuttosto recente per noi che sta riscuotendo un bel successo. Eh Raccontaci sì. cos'è. Abbiamo la possibilità, collegandosi sul nostro sito, eh, di eh, sentirci leggere i servizi che vengono, alcuni dei servizi che vengono proposti sulla rivista. E per il mese di marzo è appunto la scelta caduta su questo di croco in croco dedicato alla fioritura dei crochi in Valtellina e più in generale in Lombardia. Mm. Maria Cristina Brambile e il suo team eh, ci regalano questo servizio che ha anche degli effetti sonori particolari, quindi la possibilità di gustarsi la lettura della rivista in modo, diciamo così, colossale. E adesso ne ascoltiamo e ne guardiamo un piccolo assaggio. di croco in croco. Ci siamo. Con la primavera arriva puntuale il messaggio: "Ciao, hai notizie sulle fioriture dei crocus?". Parte così il giro di informazioni tra gli amici valtellinesi, primi fra tutti i malenchi. È in Valmalenco, infatti, che si concentrano le zone dove trovare le distese più spettacolari di questo fiorellino spesso chiamato per errore buca neve che poi di sbagliato non avrebbe nulla visto che la neve la buca per davvero ma a noi interessa trovare le fioriture dei crochi per fotografarle è impossibile indicare un momento preciso per poterlo fare tutto dipende dalla natura per fortuna il crocus o zafferano Saluta l'inverno e alle quote più elevate, dove cresce la specie alpina, il Crocus vernum, il periodo per ammirarlo va da aprile a giugno. Siamo di nuovo insieme a Orobi Extra, vi stiamo presentando il numero di marzo della rivista con me, il direttore Paolo Confalonieri. Ben ritrovati a tutti quanti. Nel numero di marzo la pagina inogastronomica, quella curata dalle nostre Sentinelle del Gusto, presenta una iniziativa molto particolare, molto interessante anche dal punto di vista sociale. È quello che noi abbiamo definito uno squadrone, lo squadrone Clarabella, le Sentinelle del Gusto sono state in Francia Corta, in particolare il quartier generale di questa realtà è Corte Franca e lì c'è un ristorante che si chiama 180 che eh, propone delle specialità che sono a, con prodotti a chilometro zero perché stiamo parlando di questo squadrone che in realtà è una cooperativa sociale una realtà molto variegata eh, sono in particolare persone eh, dell'ambito del disagio mentale recuperate grazie eh, a questi progetti di inserimento sociale e eh, sono impegnate sia nella produzione perché c'è un'agroittica e quindi viene eh, prodotto il pesce e viene poi lavorato oltre che allevato, e c'è una serie di produzioni che si riferiscono poi anche, per esempio, alla coltivazione dell'uvo alla coltivazione delle olive quindi, la produzione sia del vino sia dell'olio. C'è anche la gestione, per esempio, di un frantoio. E in questo ristorante, invece, 180 a Corte Franca, si possono poi assaporare queste specialità direttamente nel piatto. Silvia Tropea Montagnosi, la nostra esperta di enogastronomia affiancata da Marco Mazzoleni, hanno visitato questa realtà e ce la raccontano dal punto di vista di quello che viene prodotto, ma anche dal punto di vista davvero dell'impegno sociale che merita di essere sottolineato perché ehm, è una realtà aperta e quindi il pubblico può visitare eh, queste strutture per i suoi acquisti oppure per assaporare le specialità che vengono poi proposte all'interno del ristorante 180 di Corte Franca. E poi torna in questo 2021 il ciclo Cammini, anche questa volta su un crinale. Su un confine eh, che diventa veramente molto bello da percorrere, molto importante da valorizzare. Sì, è Olgir di Jasser, quindi il giro dei ghiacciai, delle montagne che si trovano tra la Bergamasca e la Valtellina ed è il Maurizio Panseri insieme a Marco Cardullo eh, che ci raccontano questa loro traversata. Eh, loro poi spiegano che le loro imprese spesso richiedono più giorni di realizzazione, eh, fatica non indifferente, ma il loro invito è anche quello di vivere questa esperienza a tavola. A piccole porzioni. In particolare questo Gir eh, di Jasser eh, consente anche di constatare con mano quelle che sono state le, eh, le modifiche, le interferenze dei cambiamenti del clima sulle nostre orobie, quindi eh, quelli che erano i ghiacciai eh, di molti anni fa, come eh, si sono ridotti proprio con l'innalzamento delle temperature. E loro hanno preso spunto dal racconto di un appassionato come Renzo Carrara, che era l'ex rifugista del rifugio Albani, quindi l'ombra della presolana in un incontro con Maurizio Panseri Carrara ha riferito di questa classica che veniva compiuta al termine della stagione scialpinistica alpinistica appunto il giro di questi ghiacciai delle vedrette dei, mh, sì, dei, delle formazioni di neve e di ghiaccio che ci sono lungo il percorso dalla Valle Seriana alla Valtellina hanno poi fatto tappa al rifugio Brunone e alla Mambre e appunto constatando direttamente sul campo come sono cambiati i eh, paesaggi e quindi quanto i ghiacciai, le vedrette si sono ritirate e raccontano che mh, dove in passato eh, ci voleva poco dislivello per raggiungere per esempio un passo, una forcella, una forcola, adesso invece ci vuole un dislivello maggiore proprio perché non c'è più la presenza del ghiaccio come c'era un tempo. I nostri li ho visti sui social in questo periodo cimentarsi anche sulla DOL. Ed è eh sì. eh, per noi l'occasione, da un lato, appunto, di eh, ricordare il loro stile per fare questo tipo di escursioni, che non sono per tutti, ma anche eh, sono, però, una bella ispirazione. Sono appunto lo spunto, magari per realizzarne, come dicevi, una parte. Ed è l'occasione invece per noi per ricordare che la guida della DOL torna disponibile. Certo, noi abbiamo realizzato come Orobie in collaborazione con Mama Comunicazione e in collaborazione con Italcementi una guida escursionistica che nelle scorse settimane è stata distribuita in abbinata al quotidiano Lecco di Bergamo. L'operazione coinvolge anche il gruppo editoriale Sesaba quindi la Dolla, che è la dorsale orobica Lecchese, questo, questa via di collegamento tra le province di Bergamo, di Lecco e di Sondrio, una via in quota ci consente, noi l'abbiamo raccontata diverse volte. Ci consente appunto di essere presenti ora anche sul mercato lecchese in abbinata con il quotidiano la provincia di Lecco, proprio per dare la possibilità anche agli amici lecchesi di acquistare in abbinata appunto con il quotidiano questa guida escursionistica che è stata curata da Ruggero Meles, da Sara Vernizzi e da Luca Rota. Oltre alle fotografie di molti amici della redazione di Orobie. Quindi un prodotto editoriale molto interessante che vi invitiamo ad acquistare e che ha in abbinata poi anche una carta eh, che consente di conoscere molto bene tutto questo territorio che viene raccontato poi di pagina in pagina nella guida, un prodotto molto interessante. Anche qui tantissime tappe da percorrere anche in due sì, tempi sì, e, sì, sì. e anche in tutte le stagioni. In tutte le stagioni, tant'è che appunto il nostro Maurizio Panzeri insieme a Marco Cardullo la stanno percorrendo nella stagione invernale e vedremo che, eh, come avranno modo di raccontarcelo. Non è soltanto montagna, però Orobie lo dimostra l'articolo in cui andiamo alla scoperta di Cantù. E anche in questo caso oltre gli stereotipi. Eh sì, perché siamo abituati a parlare di Cantù, per i suoi merletti, per quanto riguarda la lavorazione del legno e via dicendo. Invece Rosanna Moscatelli con le fotografie di Luca Merisio ci portano alla scoperta dei tesori d'arte, in particolare quelli che sono conservati nel Museo Prepositurale di San Paolo, la, la chiesa principale di Cantù e lì entriamo in questi ambienti scoprendo davvero i tesori che fanno parte non soltanto dell'arte sacra eh, di eh, questa eh, chiesa, la chiesa storica di Cantù, ma anche le varie testimonianze che rendono particolarmente ricca eh, la, la località e quindi anche interessante una visita, un'escursione in questa località della provincia di Como. Eh, quindi eh, noi abbiamo titolato il servizio non solo Merletti nel presentare appunto Cantù. Massimo Sonzogni ci porta alla scoperta con le fotografie di Paolo Ortelli della ferrata Maurizio. Andiamo al Monte Albe. Siamo in terra bergamasca e eh, questo servizio ci consente anche di rendere omaggio alle donne, perché eh, l'8 marzo appunto ricorre in, in questo mese che noi dedichiamo, in questo numero che noi dedichiamo alla primavera. E, eh, Ospite è Nadia Tiraboschi che ci accompagna, la guida alpina Nadia Tiraboschi che ci accompagna sulla via Ferrata Maurizio. Pierangelo Maurizio è un alpinista di Oltre il Colle è scomparso nel 2007 sull'Everest e gli amici gli hanno poi dedicato questa via Ferrata sul Monte Alben. E Massimo Sonzoni ha ripercorso la ferrata sulla parete che porta all'anticima est del Monte Croce, ripercorrendo davvero questi ambienti molto belli, consentendoci di ricordare Pierangelo Maurizio, ma anche di festeggiare eh, Nadia Tiraboschi, che è una delle quattro guide alpine donna eh, che operano attualmente in Lombardia. Infine torniamo ad occuparci della piazza vecchia in versione green, in versione verde. Eh, ne avevamo parlato, avevamo annunciato l'uscita di questo libro che celebra un po' i dieci anni della manifestazione, i dieci anni della piazza vecchia che diventa per alcune settimane giardino. È l'iniziativa del grande festival dei maestri del paesaggio che trasformano proprio il cuore di Città Alta in un giardino di edizione in edizione sempre con allestimenti eh, diversi e sorprendenti e la pubblicazione del libro che racconta questi dieci anni ci ha dato l'occasione per eh, rivivere anche sulle pagine della rivista Orobie eh, questi allestimenti, i dieci allestimenti degli ultimi anni, questi primi dieci allestimenti degli ultimi anni raccolti nel libro che è in distribuzione e in questo modo rendiamo omaggio ai maestri del paesaggio e nello stesso tempo ehm, facciamo conoscere davvero un impegno notevole e anche una realtà che ha saputo unire attorno a questa associazione dei maestri del paesaggio enti pubblici, varie realtà. E ci fa piacere come Orobie poter dire di essere anche media partner di questa iniziativa che, tra l'altro, non si limitava eh, all'allestimento, come sappiamo, mh, del giardino nel cuore di Città Alta, ma con una serie di approfondimenti dedicati appunto al paesaggio, ai cambiamenti climatici e anche con una sezione che si è poi eh, sempre tenuta in montagna, inizialmente all'Ostello alla Curò, eh, vicino alle Cascate del Serio in Alta valle seriana e poi nell'ultima edizione edizione invece in Valle Magna a Caberizzi alla, nella struttura della bibliosteria di Caberizzi, ehm, proprio per approfondire i temi che si riferiscono all'ambito alpino per quanto riguarda i cambiamenti del paesaggio, le innovazioni e tutto eh, quello che l'uomo ha fatto per ehm, modificare e per rendere mh, più accogliente modificare e eh, abbellire il paesaggio che ci sta attorno. Paolo, dunque tante cose da scoprire anche in questo numero. Lo sì. ricordiamo ai nostri lettori di andare a prendere. Di andarlo a prendere, <ride> poi non parliamo mai noi delle rubriche, ma vi ricordiamo che per esempio una, fi una firma eh, fissa è quella dell'alpinista Simone Moro eh, e poi abbiamo anche gli approfondimenti eh, gastronomici. Davvero tanto eh, che si affianca ai servizi che ogni mese vi proponiamo sulla rivista Arobia. Un invito ad andare in edicolo, un invito ad abbonarsi, cioè è sempre il momento giusto per abbonarsi e anche di seguirci su tutti i nostri canali, anche quello, il sito e anche quelli social. Certo, il nostro sito www.robie.it, la pagina Facebook e poi Twitter e anche il canale YouTube dove vi riproponiamo non soltanto le interviste che realizziamo, ma anche gli itinerari che di mese in mese vi proponiamo. Grazie Paolo Confalonieri e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Ci vediamo la prossima settimana.